Care amiche e cari amici, buonasera. Mi trovo stasera nel mio piccolo ristorante Bistrò a Chia e volevo raccontarvi cosa è successo, l'episodio che definirei increscioso, direi ben poca cosa, lo definirei un episodio piuttosto grave. Non voglio dargli un peso eccessivo perché evidentemente non lo ha. Ieri è stata recapitata nel mio piccolo ristorante, qua a Chia, una busta in forma assolutamente anonima, regolarmente recapitata dal postino, al cui interno io non ero peraltro presente sul posto, c'erano i miei collaboratori che hanno ricevuto la nota e che si sono resi immediatamente conto della gravità della vicenda. Ho raggiunto immediatamente il ristorante e ho scoperto che all'interno di questa busta, che recava nell'involucro l'indirizzo del ristorante, scritto in maniera evidentemente falsificata, insomma, in maniera evidentemente grossolana, appositamente grossolana, la busta conteneva tre foto, una con uno stabilimento balneare in fiamme, una con un ristorante in fiamme e una con una barca, con uno yacht in fiamme. Praticamente tutti voi che mi state ascoltando adesso sapete che queste sono esattamente le mie tre attività di impresa, sulle quali incombe da ieri evidentemente una minaccia di incendi. Dopo la prima oretta di normale ansia e preoccupazione, la mia ansia e la mia preoccupazione sono sfumate, perché alla fine chi vuole mettermi paura non riesce a farlo, sicuramente, dovrebbe usare metodi ben diversi, ma certamente non è un episodio simpatico che è accaduto a me e ai miei collaboratori, che invece si trovano in uno stato di ansia e di preoccupazione, che non posso far altro che comprendere. Ora, quello che io intanto informo tutti e soprattutto l'autore di questo gentile gesto, che la nota è stata immediatamente portata all'attenzione della squadra mobile e di conseguenza della scientifica, che stanno evidentemente cercando di tirar fuori qualche segnale utile a ricondurci all'autore del gentil gesto, a cui io vorrei esprimere, come dire, una parola di vicinanza, perché è evidente che se minaccia di incendiare le mie attività lavorative, qualcosa della mia vita lavorativa lo o la disturba, o qualcosa della mia vita pubblica, del mio pubblico incarico lo o la disturba, o qualcosa della mia vita personale lo o la disturba. Però vorrei invitare questo signore o questa signora che evidentemente sanno dove trovarmi, sa dove trovarmi e sa come raggiungermi, magari ha anche il mio numero di cellulare, a raggiungermi o a chiamarmi per fare quattro chiacchiere, perché vorrei spiegargli che la mia vita lavorativa è una vita di sacrifici e di pesante fatica. Tutti i giorni, tutto il giorno, inclusi sabati e domeniche. Questo comporta che io non abbia una vita personale o ce l'abbia fortemente sacrificata dalla mia attività lavorativa, che a sua volta è molto sacrificata anche dal mio impegno
nell'attività pubblica che mi vede coinvolto come presidente di Confcommercio su Sardegna e componente del Consiglio nazionale della stessa Confcommercio. Vorrei spiegare a questo signore o a questa signora che non ha, come dire, che non desidero disturbare nessuno, che cerco sempre di comportarmi. Io dico che nessuno può definirsi gentiluomo, ma che tutti possiamo cercare comunque di comportarci sempre tendendo ad essere dei gentiluomini, per cui mi dispiace molto se ho offeso qualcuno, se ho disturbato qualcuno, non credo. Cerco sempre di comportarmi bene con tutti, pago regolarmente gli stipendi ai miei dipendenti a costo anche di togliermi il pane di bocca, pago regolarmente tutti i miei fornitori a costo di togliermi il pane di bocca. Svolgo delle attività lavorative, imprenditoriali che non mi hanno reso un uomo ricco, se non ricco di esperienze, di relazioni e di una vita che vale la pena di essere vissuta, che non ho una vita personale per cui essere invidiato. Vivo in un appartamento molto modesto a Cagliari, non giro con macchinoni, non ho vizi di nessun tipo, quantomeno non che possano disturbare la vita di qualcun altro. Non sono certamente un uomo di grandi virtù, ma cerco sempre di non pestare i piedi a nessuno, per cui vorrei tanto spiegare a questa persona che si è resa autore di questo fatto che non ha niente di cui preoccuparsi e niente da invidiare, niente di cui preoccuparsi dalla mia attività, dalla mia vita, niente da invidiare di ciò che mi ruota intorno. Se non una grande fatica e un grande impegno, un grande sacrificio quotidiano. Saluto tutti, e vi ringrazio per l'attenzione e spero anche di essere stato visto e ascoltato dalla persona che mi ha mandato questa nota, che torni a miti consigli e che non si metta nei guai, peraltro, perché questo potrebbe capitare. Grazie, buona serata.